presenziale, tutte voi autorità, stimate autorità civili, militari, in questo momento di profonda sintonia, reciproca stima e comune gratitudine al Dio della bontà, della misericordia. Abbiamo portato all'altare e al cuore di Maria i nostri cittadini, i nostri fedeli. Sarà il Signore a illuminare il cuore di ciascuno e a potenziare la responsabilità con le quali ci invita a governare nel segno della paternità di Dio. Grazie a Giancarlo di Pietrafitta che ha guidato la nostra preghiera, il canto, la gratitudine al carissimo Don Antonio, rettore della Basilica Santuario, e colgo l'occasione per invitare tutti noi, già lo stiamo facendo, a continuare a pregare per il suo fratello Angelo, in questo momento difficile per la sua salute, ma confidiamo nell'amore di Dio e nella potenza della Vergine Bruna di Canneto. A tutti l'augurio di un buon anno 2016, non per una forma di astrazione illusoria, ma un buon anno perché fiduciosi nell'opera che Dio compie nel precedere, accompagnare e sostenere il nostro impegno. Il Signore sia con voi. Dio che nella nascita di Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontana da voi le tenebre del male, vi illumini con la luce del bene. Dio che nel suo Figlio ha fatto uomo, ha congiunto la terra al cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori dietro all'annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Per intercessione della Vergine Bruna di Canneto, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.